Ciao ragazzi, eccomi qui per un nuovo video, sui prodotti finiti di make-up, stavo dicendo progetto, non so perché, è la terza volta che comincio questo video, ma andiamo avanti. Qui vedrete tutti i prodotti, quindi sia quelli del progetto che quelli non del progetto, perché comunque utilizzo anche altri prodotti. E ho finito diverse cosine, sono un pochettino soddisfatta sia per il progetto che non. Allora, partiamo di questa cianfrusaglia che ho deciso di cestinare. E mettiamo tutto qui. Allora, butto queste due spugne perché sono slercio totalmente. Questa qui, da questa parte no, tanto, ma qui è proprio slercia, non mi piace. Poi puzzano, io quando puzzo le butto anche questa qui perché sta cominciando a perdere persino pezzi. Cestino, questo non lo definisco manco più pennello, guardate com'è ridotto. E ne cestino altri due, non so manco perché li tenevo. Beh, questo è rovinatissimo e questo qua non serve a nulla perché è durissimo, c'è proprio zero. Terminato queste due lime per le unghie, finito. Poi passiamo al vero make up. Anzi no, prima un profumo. Ho finito questa acquolina, l'ho odiato praticamente perché mi è durata una vita, questa acqua profumata per il corpo a succo di lampone. All'inizio mi piaceva per l'estate ottima, solo che usandolo ovviamente per 5 estati, no, non ce la facevo più, cioè non potevo più vederlo. Questo qua è 150 ml, è grandissimo, ne bastava poco e si sentiva tantissimo. Il profumo è buono, solo che dopo un po' mi ha proprio stancato, stancato, stancato e ne ho ancora qualcuna di queste altre profumazioni. Ho terminato. Questo mascara non si legge neanche più, è della Nayoleari. E non si legge neanche più il numero, comunque della Nayoleari l'ho comprato tantissimo tempo fa e boh, è terminato, se proprio vedete se lo scolino è ridotto in questo modo e nulla, è terminato, mi è piaciuto tantissimo, ha durato per diversi anni, teneva benissimo le ciglia, mi piaceva. Ora sto cercando di terminare tutti i mascara perché mi sto rendendo conto che ne avevo tantissimi, anzi vi dirò questa cosa, è da marzo, finito il Cosmo Prof che non compro più make-up, ho semplicemente comprato 5 matite nere della Essence perché le divoro, quelle classiche da mettere sotto perché io le divoro veramente, ma ne mangio, le utilizzo tantissimo, ne sto già terminando una e quelle là, non ho preso più nulla, se non erro, sì, qua ogni tanto mi aggiusto i capelli e forse andrò a prendere, perché mi sta finendo, perché ne ho solo uno, diciamo il mascara trasparente per le sopracciglia. Comunque ho terminato questo prodotto qua. Ho terminato dei gloss che stavano finendo, li erano tutti messi lì così e l'ho presi, a parte che perdevano. Vabbè, quello che vedete qui non si riesce più a prendere. Questo qui, cioè, non so se si rende dalla telecamera, ma è tutto azzeccoso in una maniera indescrivibile. Difatti li prendo, li arrotolo in questo pezzo di carta e li andrò a buttare così. Questo qui sapeva di fragola, se non era, guarda, non lo apro neanche più perché è osceno proprio. E ho finito, ah sì, questo qui era la fragola, cioè ho detto proprio la carta igienica qua con me, non li arrotolo perché sennò mi sporcano tutto. Questo qui alla vaniglia, questo qui si era rotto anche il pack. Poi questo qui che non aveva gusto, ma era bruttissimo, vedete come faceva questi pallini, li facevo anche sulle labbra. Erano tutti i prodotti che avevo a Torino, no? Che li abbia finiti in questi mesi. Praticamente erano quasi alla fine. Li ho presi, li ho portati, ma avevo già registrato il video del progetto smaltimento prodotti, quindi li ho finiti, volevo, cioè non erano finiti, li volevo inserire, ma poi li ho finiti così, difatti, di là i gloss, vedremo cosa riesco a finire perché mi sono concentrata su questi. Ho finito questo qua della Wet n Wild, vecchissimo, non so neanche di che hanno sia semmel di prodotto al gusto amaretto, schifosi, orrendi, li ho finiti, erano praticamente sciolti e questi qua li utilizzavo un po' mia mamma, li ha usati per qualche mese e poi me li ha dati a me. Poi passiamo ai prodotti del progetto, ve lo dico che sono perché poi li rivedrete questi qua. Ho terminato anche questo gloss dell'HM, quello che vedete non si riesce più a prendere, non perché non l'abbia finito, ma non si può prendere. Questo è il gusto di fragola, ottimo, 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 ottimo. Buono, mi è piaciuto, però anche questo qui perdeva. Vibrant Pink è il colore, 12 mesi di Pau, ma non c'è scritto altro.
anche questo qui l'ho rotolo nella mia bellissima carta igienica, questo però si tiene, si mette qui nella busta del progetto, perché ragazzi ne sto finendo diversi del progetto. Ho finito il bianco che c'era qui, vi ricordate che ne è rimasto pochissimo, ma è venuta via anche la patita tengo, perché anche questi qua vengono via, la cialdina. E vabbè, di questi non ve ne parlo, perché qui vi parlo solo dei prodotti finiti. Poi, ho finito il fondotinta, questo qua della Madina, che guardate la confezione, che schifo che si è ridotta. Rotto, qua c'è lo specchio, qui si metteva la spugnetta che io ho già gettato anni e anni fa, e qua c'era il prodotto in crema che sono riuscita a bucare e finire. Ho finito perché sto continuando a usare il fondotinta. Normalmente d'estate non lo uso, quest'anno lo sto usando. Finito, terminato, era la 404 Light Illusion Foundation 404. Sì, io ripeto le cose, ma perché è un vento assurdo. 8 grammi di prodotto. Io ho una paura del vento e quando sento il vento mi blocco, però vabbè. Quindi 8 grammi di prodotto numero 404 Light Illusion Foundation Madina. Questo è il vecchio pack perché è cambiato tutto, è da Madina. Poi. Ho terminato e qua fate partire una ola, un applauso. Ho finito la palettina, cioè sono non soddisfatta, qualcosa di più. Cioè, guardate, è vuota, non ci credo, cioè io non ci posso credere veramente. Ho finito, era rimasto un rosa qua, un blu scuro e un marrone. Il blu scuro e il marrone li utilizzavo assieme, è venuto un bellissimo colore. Li ho utilizzati praticamente ovunque, comunque, tutte. Mi son truccata per un mese con questi. Di più, un mese e mezzo, perché quasi 2 mesi sono passati dall'ultimo video. E subito dopo il video ho bucato il blu e il marrone è avanzato tantissimo. Li ho usati insieme, il marroncino lo tamponavo anche insieme al blush perché mi piaceva, per cercare di finirli anche il rosa, perché non mi piaceva più tenerla lì veramente. Al rosa ogni tanto lo mettevo come insieme ai gloss. Comunque terminato, perché ogni tanto mi metto a fare, quando voglio finire un prodotto lo utilizzo ovunque, ovunque. Mi ci faccio anche un abito, però vabbè. Dopo questa scemata andiamo avanti. Comunque è terminata, ragazzi. Cioè, poi ne parlerò meglio nel progetto smaltimento. E lì sono felicissima. Questi sono i prodotti che ho terminato per ora. Ho deciso di fare il video perché poi sicuramente terminerò altri prodotti e quindi me li terrò poi per i prossimi video. Con Cristina abbiamo deciso di fare il video sul progetto smaltimento a settembre, di interrompere luglio e agosto perché luglio è andata in ferie lei, agosto ne andrò io tra poco. Quindi diciamo, non c'è proprio il tempo materiale di fare video, anche perché non riesco ad andare a Torino a pubblicarlo. Quindi abbiamo deciso di fare un po' di vacanza anche su questo video. E nulla, un bacione ragazzi, al prossimo video, ciao!